Qual è il suo giudizio globale sulle tracce della prima prova scritta? Credo che la commissione che ha elaborato a livello ministeriale le tracce abbia lavorato sostanzialmente bene. Sono temi, diciamo, di respiro, ben calibrate come scelta di testi e entrano anche in temi di attualità e soprattutto si basano su testi scritti da persone tuttora viventi, filosofi, scrittori, esperti. E infine mi pare che siano tracce che ridanno quello che noi chiameremo un orizzonte culturale, cioè una sfida allo studente a collegare la propria esperienza umana sviluppata nei 5 anni di scuola con le sfide, le provocazioni che la realtà di questi tempi propone. A suo giudizio, quale potrebbe essere la traccia più difficile per i ragazzi? Credo che proprio la tipologia C, cioè il tema di attualità, quella legata al brano di Vera Gheno e Bruno Mastroianni è legata al tema della iperconnessione. Potrebbe sembrare un tema facile per degli studenti che vivono immersi nelle connessioni con i social e con il web. In realtà è un tema, quello dell'interconnessione, che richiede profondità di lettura, capacità critica e anche competenza proprio sugli strumenti che oggi consentono l'iperconnessione. Quindi lo ritengo un tema affascinante, interessante, ma certamente anche un po' insidioso.